Cazzo, stavo dormendo. Hai presente la convenzione di Ginevra? Ho dei diritti. Facciamo così. Se trovi un telefono, puoi chiamare il tuo avvocato. Progressi con la ricognizione? Sto cercando un exploit per ottenere un feed. Dammi solo 2 minuti. Scusatemi, la presidenza ha confermato che 3 squadre SEAL sono in attesa del segnale. Grazie, Ollie. Accertati che siano pronte. Sai cosa? Dammelo. È qui che i soldi sono arrivati sul mio conto, con un bonifico. Avete aggiornamenti sul quarto possibile sito? Abbiamo finito proprio ora. Il bonifico è arrivato da Mirawa, Iraq orientale. Grim, non ho immagini del... Tutto ok, ci penso io. Prendi un Onyx spia in prestito dalla difesa. È il più grande dei campi che abbiamo trovato. Molto ben difeso. Ascoltate. La nostra possibilità migliore è Mirawa. Voglio entrare in azione in tempo zero. Charlie, il feed via satellite. Trova ogni arma, veicolo e uomo nel campo. Se c'è un bambino con la fionda, voglio saperlo. Va bene. Briggs, un drone di supporto. Ok. Grim, coordinati con i SEAL. Devono colpire gli altri campi mentre siamo a Mirawa. Non c'è abbastanza tempo, Sam. Devo essere a terra non appena raggiungiamo il campo. Vuoi andare da solo? Niente di personale, ma a Benghazi abbiamo avuto problemi. Ti voglio sull'elicottero per l'estrazione. Non per farmi i cazzi vostri, ma questi fanno sul serio, non è vero? Se li volete morti, perché non li nuclearizzate dall'alto? Appunto. Sono cazzi nostri. Vogliamo dati, non una fottuta strage. Portatelo fuori di qui. Muoviamoci. Volevo solo... Ok. Paracadute aperto. Briggs, puoi colpire il nemico senza lasciare testimoni? Ti libero la strada. Terra. È andato. Eliminato. È a terra. Nemici abbattuti. L'ho preso. È andato. Puoi avanzare, Sam. Ricevuto, Briggs. Ben fatto. Grim, sono a terra. Mi muovo. Termici indicano un gruppo di nemici. Si stanno riunendo in una casa sul fiume. Charlie, opzioni. Devo beccare il compratore di Cobin prima che mi trovi. Ti ho preparato un trirotore con riconoscimento facciale. Meglio di quello che avevamo per venire? Di svariate grandezze. Arriva a 50 metri per lanciarlo e dovrebbe funzionare. Rilevo nemici lungo il tuo vettore. Non farti scoprire. Grazie, Grim. No, l'ho fatto 2 volte. Una mi hanno sparato, ma sulla gamba, quindi nessuna complicazione. E che effetto fa? Il combattimento non te lo puoi immaginare. È rumoroso, è veloce e a un certo punto realizzi che quegli affari che ti sibilano dietro alle orecchie possono ucciderti. E poi cosa succede? Il segreto è questo. O decidi che stai per morire e fai cose stupide che ti fanno prendere un colpo in mezzo alla fronte, o decidi che vuoi sopravvivere e vedi che a morire sia qualcun altro. Tu cosa hai scelto? Sono qui, non mi vedi?
Sam, sei nel punto migliore per la... Lo sto lanciando. Ok, Sam, avvicina un po' il trirotore e vediamo se la voce corrisponde. Ok, audio in streaming. Continua così. Ricerca corrispondenza. Non basta. Cosa vuol dire che non ti basta? Brutto pezzo di... Oh, merda. Allora, Sam, pare che il riconoscimento facciale sia più affidabile. Sam, le immagini del drone mostrano punti di accesso sul lato dell'edificio. Boiati in giovane! Contatto! Cobin manda i suoi saluti. Hai mandati a puttane! Dimmi qual è il tuo codice. 757, bravo Victor 9. Oscar 98. Che cazzo l'hai rotto? Grimm, hai sentito? Allora, per chi lavori, dimmi. CIA? Voglio parlare con il responsabile. Avanti. Andiamo. Ci stai parlando. Che cazzo fai, eh? Basta scherzi, Jadid. Blacklist. Parla. I soliti americani. Sempre a fare i cowboy. Parla, ho detto. È troppo tardi. Che piani avete? Siamo già andati oltre. Li stiamo attuando. Thank you.
Dammi una posizione. I dati vengono da un centro comunicazioni nel villaggio in alto, cerca delle parabole. Manda un drone su quell'edificio. Non voglio sorprese. La strada di montagna è ben difesa. Qual è il piano d'attacco, Sam? Scalerò da qui. Prepara l'elicottero per l'estrazione e aspetta. Subito. Sam, ho in linea il capo del sito Delta. Paladin, qui Gridiron. Passo. Gridiron, qui Paladin. Chiedo rapporto. Passo. La zona operativa trabocca di contatti ben armati. Ci stanno attaccando in questo istante. Passo. Fortificazioni, contrattacchi coordinati. Davvero una bella accoglienza. Passo. Pensi che si aspettassero il nostro attacco? Passo. Affermativo. Non temere, gli facciamo il culo. Gridiron, chiudo. Sotto il ponte che porta al villaggio. Sam, vedo del movimento sopra di te.
Pare che gli ingegneri abbiano scavato un tunnel di fuga per ripararsi dalle ricognizioni aeree. Ricevuto. Ci sono scavi ovunque qui intorno. Sto tracciando il trasferimento dati. È in corso e arriva dal settore che i militanti usano per il loro complesso. È privo di sensi. Notizie sulle squadre negli altri campi? No, forse sono in silenzio radio per tutta la durata dell'operazione. Ragazzi, è un posto enorme. Gli ingegneri avranno cacciato la gente del posto da tempo ormai. Pensi che questi tizi c'entrino con il primo attacco? Non ho sentito il farsi in Guam. Gli ingegneri non hanno confini, potrebbe esserci chiunque. Rimangono poche forze nemiche. Sembra che abbiano ripiegato su una posizione difensiva. Stanno proteggendo qualcosa. Vuol dire che mi sto avvicinando. Hey, ci svegli? Non stiamo là.
فقط کار احمقانه نکن. وقتش که اومد نگران نباش. آمدم. بهتره که آماده باشی. بعدا با هم هماهنگ میکنم. اونجا cosa è successo? Sono in cima al centro comunicazioni. Charlie, trasmette ancora dati? Streaming attivo. C'è una criptazione da paura. Mi serviranno almeno 5 o 10 minuti in più per capire cosa stanno inviando. Non possiamo aspettare. Briggs, porta in cielo l'elicottero. Arrivo entro pochi minuti. Complesso ne ha passate delle belle. Forse è stato un drone. È stato colpito di sicuro, ma non di recente. Vedo cosa riesco a scoprire. Sembra un mattatoio. Hanno giustiziato un soldato.
Miguel Garcia, ala 36. L'hanno ripreso. Spengo tutto. Stanno registrando. Rintracciali. Hanno lasciato un tablet. Non avere paura. So perché sei qui. Credici o meno. Una volta ero come te. Prima combattevo per un mondo. Per una nazione. Pietà, mi spiace. Voglio solo andare a casa. Io voglio che tu vada a casa. Voglio che tutte le vostre truppe vadano a casa. Ma il tuo paese, loro non vogliono ascoltare. Ho un figlio. Ha solo 2 anni. Ti prego. Sono cresciuto con l'idea che un uomo possa cambiare il futuro, ci credi? Io sì. E penso che tu possa essere quell'uomo. Cambierai il mondo. Diventerai un esempio. No! Non stavo parlando con lui. Parlavo con te. Non è un avvertimento, è un messaggio. Gli ingegneri aspettavano qualcuno. No. Sto bene. Riggs, mi serve l'elicottero. Troppa attività, non possiamo atterrare. Uso il gancio. 5 secondi, sbrigati, Sam. 3, 2, 1, ora! Carica l'elicottero. Lo ripariamo a bordo per fare prima. Sam. Gli ingegneri sono avanti di 2 mosse. Era la nostra unica pista e abbiamo ricavato solo un messaggio. Briggs ha già interrogato Cobin sui suoi dati. Cobin è troppo stupido per una trappola simile. È troppo furbo per rischiare la vita mandandoci noi. Concordo. I suoi dati erano confermati da altre fonti. Gli ingegneri hanno lasciato una scia di false informazioni. Per cacciarci in un campo minato. Speriamo che a Isila sia andata meglio. Ormai saranno tornati. Se ne sta occupando Charlie. Charlie? Charlie. Le altre squadre... erano tutte trappole, sei l'unico a esserne uscito vivo. Gli ingegneri sapevano che il governo avrebbe negato l'operazione, quindi l'hanno registrata. Hanno sbattuto tutto online. Sam, abbiamo un ID del dispositivo che hai recuperato. Sappiamo chi c'è dietro agli ingegneri. Che velocità. Facile, troppo facile. Proprio come se volesse farsi trovare da noi. Ostenta sicurezza, ci sta sfidando. Ma ora abbiamo un bersaglio. Majid Sadiq. Ex agente MI6. E sapeva cosa avremmo cercato dopo Guam. E come darcela a bere. Presidente. Le mie condoglianze. Sappiamo chi cercare. Majid Sadiq, l'uomo dietro agli ingegneri. Invieremo le analisi al suo ufficio. Non direttamente, no. Ma ho ricavato i dati dal suo ufficio. State designando Dallas come un possibile bersaglio. Lo consideri fatto. Ci conti.